Questo è un evento importante perché mette in evidenza un binomio essenziale. Non ci può essere eccellenza in Italia dell'enogastronomia, per esempio, se non c'è qualità dell'ambiente da cui questi prodotti vengono. Non c'è promozione dell'enogastronomia, che è una delle filiere più importanti in Italia, se non c'è anche cultura, bellezza, stile e arte. Noi in Italia abbiamo un patrimonio storico-culturale immenso che va valorizzato attraverso prodotti che sono alla base della nostra economia. Io da ingegnere e da esperto in ambiente e energie sostenibili mi sono dedicato e sono appassionato a valutare quant'è l'impatto sull'ambiente della produzione del vino, della produzione dell'olio, della produzione di prodotti agroalimentari, quanta energia viene utilizzata per produrre questi beni, quanta acqua viene utilizzata per confezionare e produrre questi alimenti. E credo che questo sia importante, ma noi abbiamo un'altra asso nella manica, se possibile dire così, e cioè il nostro patrimonio storico, culturale e archeologico, ed è per questo che nel nostro progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente, un progetto che si chiama Viva sulla filiera della vitivinicoltura in Italia, abbiamo analizzato anche aspetti legati alla storia del territorio da cui quei prodotti sono scaturiti. Per esempio, diciamo nel territorio da cui vengo, in Umbria, a Perugia, abbiamo valorizzato e riscoperto la storia di un imperatore che veniva considerato minore, un imperatore romano nato a Perugia, Vibio Treboniano Gallo, che ha una storia particolare, un po' sfortunata, ma ha fatto diciamo per 2 anni l'imperatore di un impero che era molto vasto e che comunque oggi diciamo è testimoniata dalle scritte sulle nostre porte etrusche, delle mura etrusche di Perugia, ma da una statua che sta al Metropolitan di New York, una delle poche statue in bronzo che sono sopravvissute al Medioevo. Quindi è un esempio di come si possa coniugare ambiente, qualità ambientale e qualità dei nostri prodotti italiani. Il nostro Made in Italy è straordinario, credo che questa è la strada perché questi aspetti, arte, moda, bellezza, cultura e ambiente, possano sinergicamente produrre quello che è la qualità del nostro Made in Italy. Studiare la storia significa anche leggere il nostro futuro. Non si può progettare il futuro se non si riscopre il passato e soprattutto se non si utilizzano i nuovi mezzi, diciamo, che la tecnologia ci dà a disposizione. Per esempio attraverso un file di alta risoluzione proveniente da uno scanner 3D che il Metropolitan ci ha messo a disposizione, abbiamo potuto ricostruire con una stampante 3D la statua di questo famoso, ormai famoso possiamo dirlo, imperatore perugino. Da osservatore del territorio, no? Studioso, quindi ingegnere, progettista, le cose sono cambiate, stanno cambiando, c'è maggiore attenzione, al di là poi dello studiare il fenomeno, c'è un cambiamento in atto, c'è speranza? Allora, c'è sicuramente una maggiore sensibilità nell'opinione pubblica. Proprio in questi giorni si chiude il COP21 a Parigi, che è la conferenza mondiale sul clima, che sta appunto sollecitando tutti gli stati, e non come è avvenuto nel protocollo di Kyoto, a cambiare modelli di sviluppo e tipo di fonte energetica da utilizzare. Questo lo si può fare se c'è una conversione dall'economia lineare all'economia circolare. Oggi viene definita così quell'economia che non prende le risorse, crea i prodotti e poi li smaltisce in discarica, bensì
prende le risorse, le utilizza e le ricicla per quanto è possibile, creando quell'economia circolare, appunto, sia dei prodotti biologici che quindi tornano a fare il concime, sia di prodotti non biologici che vengono riciclati. Questa è l'ottica, un nuovo modello di sviluppo che tende a ridurre da un lato i consumi energetici, ma soprattutto la pressione sull'ambiente, perché abbiamo un solo ambiente. Con 7 miliardi di persone non ci possiamo più permettere il lusso di poter sprecare nulla, energia, materia prima e quant'altro. Quindi da questo punto di vista credo che la consapevolezza nell'opinione pubblica ormai è tangibile, e vediamo pure la Cina che ha un solo limite di sviluppo, è l'ambiente. Quindi se non adotta tecnologie a basso impatto ambientale, anche un modello di sviluppo tradizionale è destinato ad arrestarsi. Ecco quindi che siamo di fronte a un momento epocale di transizione in cui, sebbene il petrolio scende e non è ancora finito, ma certamente i problemi ambientali ci fanno riflettere e ci fanno cambiare rotta. Anche lo stesso problema del terrorismo, in parte finanziato con i prodotti petroliferi, ci fa riflettere e ci fa pensare che forse conviene spendere qualcosa in più per il nostro futuro, per i nostri figli. È quasi fatta, zucchera velo, l'agro è soddisfatta e nella stanza il cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco. Si fa così e tutto apparecchiato per il cuore, per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente. Dolce, dolcissimo, sconveniente, coi bei peccati succede sempre.